Buongiorno amici, eccoci qua per la nostra rassegna stampa dei vari siti sportivi, in particolare il mio fedele, come dire, mezzo di informazione preferito, ovvero Sport Mediaset. Allora, c'è un'ultima ora per quanto riguarda il mercato piloti in Formula 1. Posso darvi l'ufficialità in diretta. Ufficiale, ultima ora Formula 1, ora è ufficiale Sebastian Vettel in Aston Martin nel 2021. Quindi l'anno prossimo Sebastian Vettel correrà ancora in Formula 1 e correrà per l'Aston Martin, che sarebbe l'attuale Racing Point, visto che l'anno prossimo cambierà nome e sarà appunto Aston Martin. Però quello che volevo dirvi di più nello specifico è che, visto che questa domenica ci sarà appunto il Gran Premio del Mugello in Formula 1, per la prima volta ci sarà un Gran Premio di Formula 1 al Mugello, la Ferrari, visto che domenica correrà il suo millesimo Gran Premio, ha deciso di, come dire, per celebrare questo avvenimento, ha deciso di cambiare livrea alla monoposto. Quindi non sarà il cosiddetto rosso fiammante, e adesso ve la farò anche vedere. E dice: Ferrari look speciale al Mugello per le 1000 gare. Ovvero, non so se riuscite a vedere bene, ecco qui la macchina, la monoposto, questa livrea color amaranto. E niente, quindi speriamo anche che, oltre al colore, mi viene da dire, gli abbiano dato qualche cavallo in più, così da riuscire a fare una gara, diciamo, abbastanza decente. Però questa è una battuta che mi è venuta così. Metto un attimo gli occhiali perché voglio leggere bene l'articolo. Allora, appunto, Ferrari look speciale al Mugello per le 1000 gare, livrea amaranto che ripropone le tonalità delle 125 Formula 1 che scese in pista nel 1950 a Monaco, nel primo Gran Premio della storia. Domenica, appunto, al Mugello, la Ferrari toccherà lo straordinario traguardo delle 1000 gare nel Mondiale di Formula 1. E per celebrare l'evento, la scuderia di Maranello ha deciso di correre il Gran Premio della Toscana con un look speciale. Per tutto il weekend le SF1000 di Leclerc e Vettel scenderanno in pista con una livrea color amaranto. Infatti dice: sul musetto della F1000 spicca anche il logo Acqualete, event partner della scuderia di Maranello, per riproporre esattamente la stessa tonalità di rosso con cui le prime monoposto 125 F1 del Cavallino Rampante corsero a Monaco nel 1950, nel primo Gran Premio della storia. Poi, sempre per quanto riguarda la Formula 1, ci sarà un evento, diciamo, importante, sempre per celebrare la Ferrari. E il figlio di Schumacher, Mick Schumacher, appunto, al Mugello guiderà la F2004 che guidò appunto il grande Michael. Poi si era ipotizzato addirittura che potesse correre con una monoposto attuale di Formula 1, non con la Ferrari. Avrebbe potuto scendere in pista o con l'Alfa Romeo o con la Haas. Invece, purtroppo non ci sarà nessun debutto in Formula 1 per Mick Schumacher, almeno per il momento.
anche se appunto, come ho detto, nel weekend guiderà la F2004 di suo padre, giusto per celebrare i 1000 Gran Premi della Ferrari. Potrebbe, come dire, esordire ufficialmente in Formula 1 la prossima stagione. Potrebbe andare in Alfa Romeo al fianco di Raikkonen perché Giovinazzi dovrebbe cambiare scuderia, quindi lasciare l'Alfa Romeo e andare alla Haas, che fa parte sempre del gruppo Ferrari. Diciamo che la Ferrari ha due scuderie, diciamo, al di sotto di lei, che sono appunto Alfa Romeo e la Haas, un po' come la Red Bull ha l'Alfa Tauri, l'ex Toro Rosso, anche se ha sede l'Alfa Tauri, appunto, che è la vecchia Minardi, ancora prima di essere Toro Rosso era Minardi, ha sede in Italia a Faenza, però ora fa parte diciamo del gruppo Red Bull, un po' come la Williams, che dall'anno prossimo non si chiamerà più Williams, quindi la Williams farà queste ultime gare e poi abbandonerà diciamo il Circus, almeno con il nome Williams. Poi ci saranno dei nuovi acquirenti che al momento non so chi siano, però vi terrò aggiornati su questo. E poi c'è anche la Racing Point, che è motorizzata appunto con motore Mercedes. E dall'anno prossimo avrà appunto si chiamerà Aston Martin e Sebastian Vettel appunto l'anno prossimo correrà con il team dell'Aston Martin. E niente, poi come ho già detto nei mesi scorsi c'è il ritorno di Fernando Alonso che tornerà in Formula 1 e correrà con la Renault al posto di Daniel Ricciardo che andrà alla McLaren, prenderà il posto di Sainz, visto che Sainz a sua volta verrà a Maranello, quindi guiderà la Ferrari insieme con Leclerc. E quindi questo è quanto. Quindi ci tenevo a darvi quest'ultima ora su Sebastian Vettel, parlarvi un po', di questa festa che la Ferrari appunto si sta apprestando a celebrare questo fine settimana, già da domani appunto. E niente, speriamo che almeno di riuscire a fare una gara, diciamo, dignitosa, non quanto è accaduto domenica scorsa a Monza, e vediamo appunto, speriamo che almeno di riuscire ad andare in zona punti, ecco, perché sarebbe bello festeggiare con qualche punto il nostro millesimo Gran Premio. E poi, come dire, vorrei fare una specie di provocazione, nel senso che, ok, adesso la Ferrari in questo momento sta passando un brutto periodo, un brutto momento, e però vorrei ricordare che la Ferrari è l'unica scuderia all'interno del Circus che è sempre stata presente. È quella che ha vinto più di tutto e più di tutti, e senza nulla togliere ai successi delle altre scuderie, quindi anche la Mercedes, visto che in questo ultimo decennio è quella che sta vincendo di più per il momento. Però vorrei ricordare che i titoli, i successi che la Ferrari ha ottenuto in questi 1000 Gran Premi e in questi 70 anni di onorata presenza nel mondo del circus,
Penso che non li abbia fatti nessuno e quindi bisogna portare rispetto alla Ferrari e soprattutto adesso che sta passando un momento difficile. Speriamo che l'anno prossimo sia migliore rispetto a quest'anno e che la macchina possa andare un po' di più, ecco, rispetto a questa. Come hanno detto gli esperti anche durante il commento del Gran Premio passato, questa macchina è nata male. Ecco, ci può stare. Sarebbe stato meglio se non fosse accaduto, però purtroppo è successo e quindi dobbiamo, come dire, cercare di migliorare. Dove è possibile e niente, e cominciare già adesso a lavorare per la prossima stagione. E niente, questo è quanto. Questo è il quadro, diciamo, generale per il momento della situazione Ferrari e mercato piloti. Finalmente, è arrivata questa ufficialità. Per quanto riguarda Vettel, che appunto non sarà appiedato, ma avrà un sedile dove poggiarsi, dove sedere, dove avrà e quindi correrà con l'Aston Martin. Ecco. E niente, quindi mi raccomando, anche qui continuare a seguirmi, ad iscrivervi e niente, dobbiamo crescere, dobbiamo arrivare a 100 iscritti, a 100 iscritti entro il 31 di dicembre, entro il 31 dicembre di quest'anno, quindi come dire, per l'ultimo dell'anno dobbiamo, come dire, arrivare a quota 100 e mi raccomando, quindi c'è ancora tempo, però, come dire, le lancette corrono, quindi c'è tempo, ma non troppo, perché siamo al 10 di settembre e quindi in poco più di 2-3 mesi dobbiamo riuscire ad arrivare a 100 iscritti. Quindi per il 31 di dicembre mi piacerebbe arrivare su questo canale, quindi su Russell Superman, a 100 iscritti. Per il momento sono a quota 71. Mi raccomando, bisogna arrivare a 100. Quindi mi raccomando, clic, clic, clic. Ok? Bene, vi saluto, vi auguro una buona giornata e a prestissimo. Ci sentiremo domenica pomeriggio dopo la gara. Per il consueto video post gara. Ciao a tutti!